Sta succedendo di tutto in questo finale di partita. Il Milan avrebbe segnato con Olivier Giroud di testa, ma praticamente l'arbitro ha annullato il gol di Olivier Giroud per un tocco di braccio proprio al 90esimo. Veramente partita stregata, partita complicata questa per il Milan, che purtroppo non riesce a trovare il gol. Ci ha provato anche prima Florenzi, ha colpito un palo, poi Olivier Giroud ha trovato il gol ma è stato annullato per un colpo di braccio. Ragazzi, viviamo sempre le stesse partite contro le squadre piccole che si chiudono, sempre le stesse partite. Il Milan non riesce mai a sbloccarle. Tra l'altro vi sottolineo che al momento dell'uscita dal campo di Origi, probabilmente insieme a Rebic i peggiori in campo, il belga è stato sommerso da fischi assordanti per Origi. 7 minuti di recupero, 7 minuti di recupero. Vediamo se il Milan in questo recupero riuscirà a trovare questo gol che è di vitale importanza per la classifica, per tutto. Allora, stavamo dicendo, Milan che nella ripresa ha sostituito anche Divock Origi, che è stato sommerso dai fischi perché è un giocatore che ha sbagliato praticamente tutto quello che c'era da sbagliare. Poi nella ripresa è entrato Olivier Giroud e già lì ha avuto un paio di occasioni, una l'ha buttata dentro ma gli è stato annullato, anche un'altra possibilità prima di Giroud per Brahim Diaz, che è entrato proprio nel secondo tempo. Abbiamo detto che sono stati assegnati 7 minuti di recupero, siamo al 91:55, quindi praticamente al 92esimo, altri 5 minuti per le possibilità da parte del Milan di provare a sbloccare questa partita. Però io voglio sottolineare una cosa: magari il Milan ora ci riuscirà in questo finale, vedremo, ma non è possibile che ogni partita contro una squadra piccola che si chiude dietro per 90 minuti il Milan non riesca a trovare il guizzo. Vediamo, ora c'è Brahim in area di rigore, tacco, batti e ribatti, la palla esce fuori, incredibile, è incredibile. 7 giocatori del Milan in area di rigore dell'Empoli e la palla non entra. Però secondo me il Milan ha proposto una formazione non del tutto condivisibile, diciamo così, fin dall'inizio, perché nella ripresa sono entrati Leao, Diaz e Giroud. Però sinceramente nel primo tempo anche Rebic e Origi hanno avuto delle opportunità. Rebic davanti al portiere dopo 13 minuti sbaglia la conclusione, si fa parare il tiro dal portiere dell'Empoli, quella è un'occasione clamorosa sbagliata. Rebic e Origi hanno ancora enormi difficoltà nel buttarla dentro, questo è un problema evidente, che le seconde linee non riescono a dare qualcosa a questa squadra, non riescono le seconde linee ad essere decisive per questa squadra. Vi segnalo un ingresso in campo piuttosto buono, positivo, da parte di Florenzi, ha colpito un palo, ha fornito anche l'assist per quel gol annullato poi a Olivier Giroud, quindi è un Milan che sta spingendo in questi minuti finali. Siamo al 94esimo, quindi ne mancano altri 3 praticamente. Vediamo cosa succede, palla in area di rigore da parte di Rafa Leao che viene allontanata dalla difesa dell'Empoli. Sono praticamente 11 giocatori dell'Empoli in area di rigore empolese a difendere dietro la linea della palla. Ovviamente l'Empoli vuole conquistare questo punto che per loro comunque sarebbe importante per la classifica, per la salvezza, però non è possibile, ripeto, che il Milan faccia tutta questa fatica nel trovare gol ogni volta. E dopo la bella prestazione di Napoli c'è stata questa partita contro l'Empoli dove il Milan ha anche avuto l'intensità per cercare di sbloccarla, ma non c'è stata la precisione, non c'è stata secondo me nel primo tempo anche la qualità per sbloccare la partita. Una cosa
giochi con Giroud, Leao e Diaz un'altra cosa, e se giochi con attenzione, c'è un giocatore dell'Empoli a terra in questo momento, si sta perdendo anche tempo. Dicevo, un'altra cosa se giochi con Origi e Rebic, e con tutto il bene e con tutto il rispetto, ma sicuramente non è la stessa cosa. Manca un minuto e mezzo alla fine della partita, il risultato non si sblocca. Milan che ovviamente se non dovesse vincere questa partita perderebbe l'ennesima occasione di avanzare in classifica, considerando anche che l'Inter ha pareggiato 1-1 contro la Salernitana, sarebbe una occasione sprecata da parte dei rossoneri. Ma d'altronde, già vedendo la formazione iniziale, avevamo immaginato le difficoltà per questo Milan di sbloccare la partita. 96esimo, vediamo cosa combina la squadra di Stefano Pioli. C'è uno scambio tra Tonali e Florenzi, cross al centro di Florenzi, attenzione Teo Hernandez, non la prende, ribatte la squadra empolese, la squadra toscana di Zanetti, che comunque sta reggendo dietro. Vediamo gli ultimi assalti da parte del Milan, ancora con la palla che finisce sui piedi di Sandro Tonali, che è l'ultimo giocatore del Milan in area, nella metà campo rossonera. Ancora pallone in mezzo, niente, palla alta sopra la traversa. Non è serata, non è destino evidentemente. Mancano pochi secondi alla fine di questa partita stregata. Ancora una volta il Milan sta per steccare, sta per sbagliare la partita contro una squadra piccola. Sempre gli stessi errori, sempre le stesse situazioni. Un punticino che servirebbe a poco, però è la stagione del Milan, alti e bassi per tutta la stagione. Dopo il 4-0 di Napoli, il Milan sta per pareggiare 0-0 contro l'Empoli. Maignan non ha fatto neanche una parata, neanche un intervento, zero. Evidentemente è stata una partita dove il Milan ha provato ad attaccare per 100 minuti, 97-98 minuti, senza trovare la via del gol. Questo è il vero problema del Milan. 97 e 34 secondi, ora c'è un giocatore a terra da parte dei rossoneri, sembra Giroud, vediamo un attimo, ci sono, ah non è Giroud, scusate, ma è Pobega, si è rialzato, ultimi secondi di questa partita dove il Milan sta per buttare altri due punti. È davvero un campionato di alti e bassi, campionati in cui il Milan non riesce ad avere continuità neanche contro l'Empoli, così come era successo con la Salernitana, col Sassuolo, con il Lecce e tutte le altre partite che ormai conoscete. Attenzione, c'è il contropiede dell'Empoli proprio nel finale, niente, meno male, finisce qua 0-0, qualche fischio, 0-0, niente da fare.